nel post partita di Grifone Giallo-Verde, Polisportiva De Rossi, mister Berruti, una vittoria, mille significati. Raccontiamo un po' la partita. Prima andate sotto in maniera immeritata, poi il cartellino rosso. Sembravate aver accusato anche il colpo del doppio episodio a sfavore, invece nel secondo tempo una grande reazione e portate a casa tre punti pesantissimi. Vero, vero. Cominciamo sempre col fare complimenti agli avversari, perché anche oggi abbiamo trovato di fronte una signora squadra e lo sapevamo. Secondo me questa partita rappresenta un po' la nostra stagione. Noi abbiamo, secondo me, un grande potenziale. Magari non siamo fortunati negli episodi, come è capitato nel primo tempo, perché abbiamo avuto delle palle gol importanti che non abbiamo capitalizzato. Anzi, spesso e volentieri, cioè gli episodi poi ci si sono un po' rivoltati contro. Siamo andati in svantaggio, credo, alla prima conclusione vera dell'avversario. Il cartellino rosso, comunque, per me è dubbio, poi lo rivedremo, ma insomma, che ci lascia in 10. Ecco, il secondo tempo spero che sia il viatico della stagione. Un gruppo unito, forte, di grande qualità, che soffre, ma che mette in campo tutto quello che ha e ribalta la partita, secondo me, con una grandissima prestazione. Mi sarà colpito appunto la reazione in 10. Per un allenatore, che cosa vuol dire? Quanto può significare una risposta così da parte del proprio gruppo? Perché andare in 10 così e poi con quel 4-4-1, ben disposti in campo, e la velocità delle ali, i due centrocampisti che lottano, la difesa pressoché perfetta, cosa significa per lei dalla panchina vedere 11 giocatori che lottano? Significa quell'abbraccio quando Porfiri segna il 2-1 e viene a dedicarmelo, perché sa quanto abbiamo sofferto in questi mesi, in questi anni, sa quanto abbiamo una storia difficile dietro, di amarezza, e quanto abbiamo voglia di fare bene. E quindi secondo me è la grande dimostrazione che questi ragazzi sono straordinari e che possono fare veramente una grande stagione. Mister, ultima domanda: in vista della prossima partita arriva una gara importante, e quale step deve ancora fare il Grifone che magari non ha visto oggi, che deve fare in vista delle prossime partite? È semplicissimo, deve giocare dall'inizio come ha fatto il secondo tempo, dando tutto, giocando al 100% con il cuore, con la voglia di alcuni interpreti che abbiamo di dare quella disponibilità, quella qualità che abbiamo visto nel secondo tempo, dove magari non abbiamo costruito, come facciamo di solito, tantissime palle gol, ma quelle che abbiamo costruito sono state quelle che poi abbiamo capitalizzato e ci hanno portato a fare questo bel risultato. Molto chiaro, grazie mister, in bocca grazie al lupo. A voi.